C'era tutta la parte che riguarda il recupero delle rendite inframarginali per la produzione di elettricità, insomma mettere un po' un limite alla rendita, i contributi di solidarietà che noi abbiamo chiamato tassa sull'extra profitto, il risparmio intelligente sull'elettricità, il piano di risparmi e infine la parte di liquidità per aiutare gli operatori del settore negli anticipi. E poi c'era l'ultimo pezzettino che riguardava il price cap. Tutti i Paesi membri si sono pronunciati con lievi distinguo in favore delle proposte della Commissione, quindi è stato dato un mandato pieno ad andare avanti. E noi abbiamo però, devo dire, rilanciato molto intensamente sulla questione price cap. Il risultato è stato, anche questo penso, abbastanza positivo, perché io ho seguito con calma tutti i discorsi dei colleghi, 15 Paesi si sono pronunciati chiaramente in favore di un price cap generalizzato, cioè su qualunque importazione di gas, non solo di un solo operatore, di un solo paese. Ci sono stati tre che preferirebbero avere il price cap solo sul gas russo, che è una posizione che poi verrà discussa eventualmente. Tre paesi non hanno pregiudiziali sul price cap, però lo vorrebbero condizionato a verifiche, per esempio, di sostenibilità economica di lungo termine, o anche, per esempio, che un price cap non mette in difficoltà qualche paese più debole per qualche motivo, quindi da però un'apertura ragionevole, e cinque paesi che sono contrari o che sono rimasti neutrali, nel senso che non avendo grande bisogno di gas, perché casomai fanno GNL o sono isolati e così via, non hanno espresso un motivo. Quindi insomma è una maggioranza molto forte. Siamo andati dal Presidente, gli abbiamo fatto presente che questo ha dato uno scenario molto chiaro e ora abbiamo chiesto che questo verrà messo nel mandato che viene dato alla Commissione di elaborare al più presto uno scenario. Tenete conto che tutti hanno detto che non c'è tempo da perdere, perché effettivamente i livelli di costo che ha raggiunto l'energia, il gas, eccetera, sono dei livelli troppo alti. Altro punto fondamentale discusso da tutti è il disaccoppiamento dell'energia elettrica, soprattutto quella prodotta da rinnovabili, rispetto al prezzo del gas, per motivi evidenti, no? Perché in questo momento c'è una doppia spirale inflattiva. Adesso credo che la Commissione nelle prossime settimane lavorerà intensamente su queste proposte. Noi abbiamo anche il nostro gruppo di esperti che sinora ha servito insieme ad altri per il lavoro della Commissione, l'ha seguito. Niente, ci vediamo alla prossima puntata. Molto bene, il Ministro Pecca ha fatto un bellissimo intervento, perché a parte aver analizzato i vari scenari, in particolare sul price cap ha detto che loro non hanno alcuna pregiudiziale sul price cap, tra l'altro aperto, cioè a tutti gli operatori, no, l'unica cosa, ha detto, ci rendiamo conto che per alcuni paesi, soprattutto del sud-est europeo, potrebbe essere un po' più complicato, perché casomai la Russia stacca completamente, quindi mi raccomando, verifichiamo che questa cosa sia sostenibile. Ovviamente i paesi del sud-est europeo poi sono anche pronunciati loro, quindi direi che le aperture sono state veramente, devo riconoscere che tranne due paesi che proprio hanno un problema specifico, però anche i grandi paesi energivori sono stati molto aperti, e vi posso garantire che il clima è stato molto costruttivo.